Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi in collaborazione con Magic Corner, che mi fa aprire un po' di roba molto interessante. Ovviamente vi ricordo che se volete comprare i due mazzi e i mazzi di Yugi, vi ricordo come sempre che se non sono in offerta potete acquistarli col mio codice sconto cappello10 per ottenere un 10% di sconto. Ovviamente però ragazzi, oltre al prodotto sigillato potete comprare anche le singole. Vi ricordo questo. Ragazzi, voglio partire subito dicendo una cosa. Questo non è prodotto competitivo, anche se comunque ci sono delle ristampe carine qua dentro. Quindi se voi siete fissati solo con il meta, questo non è il prodotto che fa per voi. Mentre se amate la follia, l'anime, stile me, diciamo che questo e anche questi ve li dovete comprare. Ma partiamo subito con il mazzo di Slifer. Allora, mi sono munito di bisturi perché non voglio rovinare la confezione e quindi dovrò fare pianissimo. Anche se in realtà io non volevo aprirlo, però mamma mia, dovevo fare il chirurgo. Invece no! L'ho rovinato qua sopra. Vabbè, meglio di niente, dai. Allora, andiamo a vedere subito il playmat, che dovrebbe essere uguale per entrambi i deck. Sì, infatti è uguale per entrambi i deck. Abbiamo dalla parte sinistra Slifer e dalla parte destra Obelisk. Allora, andiamo ad aprire il mazzo e vediamo che carte contiene. Allora, andiamo ad aprirlo e vediamo le carte nuove. Allora, ovviamente abbiamo lo Slifer Ultra, che è tantissima roba. Guardate quanto è bello. Poi abbiamo l'incrocio di anime, carta più OP di questo mazzo, perché ok le limitazioni, ma mi permette di tributare 3 mossi del mio avversario per evocare un mostro divino bestia. Quindi tutte e 3 le divinità praticamente. Poi abbiamo attacco, forza del tuono, che riprende l'artwork del mazzo. Questa carta mi permette, se ho Slifer Drago del Cielo in campo, di distruggere tutti i mostri controllati dal mio avversario e io posso pescare tante carte quanti sono i mostri distrutti. Poi abbiamo anche il Cercatore del Millennio, che è fantastica come carta, è bellissima. Poi abbiamo la Divinità Bestia Finale, Tellus l'Angelo Piccino, carino, che c'è un altro angelo nell'altro mazzo se non sbaglio. Poi abbiamo Respingi Melma, che non l'avevo vista, carina, mi ricorda la magia che le evocava in Melma. Poi abbiamo lo Spolverino Super, che è una delle ottime ristampe. È bellissimo poi. Ragazzi, vi consiglio di comprare il mazzo solo per lo spolverino. Poi abbiamo Breaker, Barbaros, Volpe a 9 code, tanto per citare Naruto, Spaccacielo Fantasma, che se ne gioca uno, perché è limitato, così per ricordarlo. Poi abbiamo Guardia della Carta, Corvo Artigiano Calignosi, Tartaruga Elettromagnetica. Peccato, perché la ritroviamo pure qua dentro Ultra. Poi abbiamo Breaker, l'oscuro guerriero magico, Fantasma Espiatorio, carta contro cui ho perso, vi ricordo nei video precedenti se non l'avete visti. Poi abbiamo Duke Shade, il signore della sinistra ombra, carta che non avevo mai visto, adesso non so se è una ristampa o è una carta nuova. Poi abbiamo Viverna Clock, Spirito Teni, Vishuda, Padre Rivelatrici, Mostro Resuscitato, Libro della Luna, Controllo Avversario, Giara dell'Avarizia, Avanzata dei Monarchi, Squadra di Rifornimento, Avanzata delle Carte, Il Vero Nome, che non so se era il sercino per le divinità. Poi abbiamo One Time Passcodice, Tana dell'Oscurità, che è tipo illegale sta cosa, Pescata del Fato, che ha nell'artwork Exodia, il Mago Nero e il BLS e il Glorioso Soldato Nero. Poi tra le trappole abbiamo Forza Riflessa, Cupidigia Insaziabile, Poltiglia Rifletti Metalli, Le Mele d'Oro, Ritorno al Fronte e basta. Poi vabbè, la solita pubblicità che Konami sta mettendo negli structure da penso 4 mesi a sta parte. Allora, passiamo al mazzo di Obelisk. Ovviamente non vi faccio rivedere il tappetino perché tanto è lo stesso. Vi mostro solo le carte. Allora, abbiamo Obelisk, il Tormentatore, anche questo come Slifer, tanta roba. Manca il Drago Alato di Ra, e questo Konami non ti verrà perdonato, ovviamente, perché io non ne giocherò 2 Ultra e 1 Ghost. Poi abbiamo Incrocio di Anime, vabbè, anche qua.
pugno del fato che, diciamo, spacca un mostro, nega l'effetto, distrugge le carte magie e trappola, però sempre con Obelisk in campo. Abbiamo poi Evoluzione Divina, Muro Resisti Livello, Angelo 01, che è il compagno dell'altro, Mare Mare, Polverino dell'Arpia anche qua, credo 3 Agile Momonga, hanno sbagliato, 3 Agile Momonga, Bazoo il Mangianime, il Cyber Drago abbiamo qua, il Drago Armato Temprato, Criceto Gigante Super Agile, Mandragola Branco Malvagio, 2 Tigri Fotoniche se non sbaglio, sì, Salamandra Branco Malvagio, ovviamente credo 3 Discepoli di Ra, sì, se no non aveva assolutamente senso, Drago Smascherato, l'Agile Castoro, la Strega Condannata che mi permette di tirare il Discepolo di Ra, poi abbiamo Gizmec Uka, la Festosa Volpe della Fecondità, Gizmec Makami, la Feroce Fortezza con Zanne, Controllo della Mente, Mostro Resuscitato, Differente Capsula Dimensionale, anche qua la Giara dell'Avarizia, Doppia Evocazione, Calice, Lancia e Abito Proibito, ce l'abbiamo tutte e tre. Poi abbiamo la Squadra di Rifornimento, Tempesta Avanzata dei Monarchi, per tributare mossi all'avversario, Richiamo del Posseduto, Clonazione e Forza Riflessa Annegante. Raga, ve posso dare un consiglio? Considerando che costano una cazzata, comprateli, ci giocate così, un po' per sciallare, per non stare sempre fissi sul competitivo. Serve un po' per staccare la mente e giocare a caso, diciamo. Sinceramente mi piacerebbe giocarci con mio fratello, però non succederà mai. Peccato. Passiamo adesso, ragazzi, al pezzo più gustoso. I deck leggendari di Yugi. Questa si tratta di una reprint unlimited dei deck leggendari usciti nel 2015-16, adesso non ricordo. E al suo interno possiamo trovare il deck di Exodia che usa contro Kaiba, praticamente. E ovviamente anche, credo, nella saga di Pegasus. Poi abbiamo il deck della città dei duelli. E infine il deck congegno di Yugi, che se non sbaglio appare in un duello contro Bakura. E poi nell'ultima puntata durante il duello tra Atem e Yugi. 3 carte stampate per l'occasione che giocava ovviamente Yugi. E per concludere abbiamo un token e le 3 storiche carte della serie di Pegasus. La prima era praticamente un biglietto d'ingresso per poter prendere la nave che avrebbe portato i giocatori all'isola di Pegasus, dove praticamente Joy e gli altri si imboscano, tranne Yugi ovviamente che lui poteva partecipare. Abbiamo poi la carta dell'isola e la carta del montepremi che si prende ovviamente Joy per curare la sorella che era malata. Ma detto questo, adesso andiamo ad aprirlo, ovviamente come prima, senza rovinare la scatola. Grazie. Fortuna che Konami ha deciso di ristampare questo prodotto, che stava iniziando a costicchiare, eh? Ci sono sempre persone che vogliono lucrare su queste cose. Oh, che bello. Allora, queste che sono le promo, le andiamo a vedere dopo. Partiamo con il primo deck dei Yugi. Oh, per la prima volta avrò tutti i pezzi d'Exodia che ho sempre voluto ma che non ho mai preso. Diciamo che per adesso ho solo la testa dell'DD, sto cercando di prendere le altre, cioè non le altre teste, gli altri pezzi. Ovviamente per chi ha guardato la serie queste sono carte già viste. Abbiamo la testa di Exodia, la gamba, l'altra gamba, il braccio sinistro e il braccio destro. Mamma mia, non ci credo di avercele tutte. Poi abbiamo il glorioso soldato nero, il BLS, il mago nero ovviamente, che comune, potevano farmelo almeno ultra, la maga nera che ce l'ho da MFC e posso flexarla, Gaia il cavaliere, bellissimo, Teschio evocato. Questa carta è sempre considerata una carta arcidemone, ovviamente, perché nella prima stampa non c'era scritto. Anatema del drago, tartaruga catapulta, guardiano celtico, e spero che più avanti ci sia il guardiano celtico riaddestrato, perché in un duello tra Jaden e Yugi gioca il riaddestrato Yugi. Quindi forse l'hanno messo nell'ultimo. Drago alato 1, demone selvaggio, castoro guerriero. Raga, a me sembra di riguardare le carte del mio mazzo iniziale quando ho iniziato a giocare, che avevo preso il mazzo di Yugi. Non c'erano tutte queste carte, quindi ero abbastanza triste perché avevo comprato il mazzo di Yugi e non c'era Exodia. Però molte delle altre, sì, tipo il castoro, il demone selvaggio, c'erano. Però non c'era Exodia. E finalmente, con tipo 20 anni di ritardo, posso comprare un prodotto con tutte le carte, o quasi. Poi abbiamo Griffone,
l'elfo mistico, soldato di pietra, mammut delle tombe, che nel mazzo vecchio non c'era, se non sbaglio, Kuribo, l'amore mio e di tutte le ragazze, mostro resuscitato, spade rivelatrici. Raga, vi posso dire dove Yugi gioca ogni singola carta. Questa contro Pegasus, se non mi sbaglio. Le spade invece le usa contro, forse anche contro Pegasus, ma la prima volta contro Kaiba nel primo episodio per fermare i draghi bianchi occhi blu. Poi vabbè, abbiamo la scatola magica, il controllo della mente, il recupera mostri, la freccia spezza magia, però era disegnata in un altro modo e aveva un altro effetto, corno dell'unicorno, luna mistica, che poi nell'anima aveva un effetto falsissimo che venne utilizzata contro Mako, quel pescatore, che aveva alzato il livello dell'acqua in alcuni punti e quindi il mostro poteva vedersi sotto l'acqua. Raga, roba illegalissima. Terra infuocata abbiamo, moltiplicatore, detonare, sì perché lo gioca, Machu, la nebbia magica, polimerizzazione, rito della gloria nera, forza riflessa, poi sotto ci dovrebbe essere cilindro magico e cappelli mistici, se non mi sbaglio. Cappelli, vabbè, l'occhio della verità, cambio, come? Cilindro magico non c'è? E Gaia il dragone. Che failata. Passiamo al secondo mazzo. Anche di questo posso flexare qualcosa che è di gran valore, però se ne riparlerà in un video collezione. Qui di Ultra abbiamo Valkyrion, il guerriero magnetico, il mago nero di Arcana, che Yugi effettivamente non ha mai preso, anche se diciamo lo aveva vinto. Poi abbiamo la ragazza maga nera in questa versione, che non so se compare mai, però Ultra, tanta roba. Le spade rivelatrici stavolta Ultra, forza riflessa Ultra, grazie a Dio. Il combattente avrei fatto Ultra, che ci poteva stare. Poi abbiamo Arcidemone di Gilfer, cavaliere del Jack, della regina e del re, di cui usciranno dei supporti in King's Court, quindi spero di potervi portare l'apertura perché adoro quel set. C'ho altissime aspettative. Poi abbiamo Baphomet e Gazelle. Piccola storia, Baphomet esisteva di un'unica stampa, lo volevo giocare nel mazzo, cioè perché mi ero montato un mazzo misto tipo 10 anni fa, ma giocavo già competitivo, e l'ho dovuto pagare 4 euro. Ovviamente sia all'epoca che oggi vale 2 centesimi, però era l'unico modo per averla e sono triste. Poi abbiamo Guerriero Magnetico Alpha, Beta e Gamma, perché avevamo Valkyrion ovviamente, Grande Scudo Custode, che è Gardner Grande Scudo, che sono sicuro che Yugi gioca anche nella prima serie. Poi abbiamo il secondo Kuribo, Mostro Resuscitato, Sipario Magico Nero, bellissimo, Mille Coltelli, Formula Magica, Dimensione Magica, sì, no, forse la giocava nella prima serie. Poi abbiamo Esplosione d'Onde Soniche, che compare anche nel film, nel primo, no, nel secondo, ricordiamo. Duplica Magia, Ectoplasmer, che non sono sicuro che giochi Yugi, poi mi farete sapere voi nei commenti. Ruba Anime, Anfora dell'Avidità, ovviamente, tanto per non farcela mancare. Distruggi Carte, Scambio Illuminato, Recupera Mostri di nuovo, Polimerizzazione di nuovo, stavolta abbiamo anche Defusione, Moltiplicatore, che non so se prima avevamo trovato, vabbè, Cappelli ovviamente, Cilindro Magico stavolta, ero sicuro che ce l'avesse nel mazzo, però forse mi sbagliavo serie. Cerchio Incantatore, che sono sicuro appaia anche nella prima. Spada Forza di Luce, Distruzione a Catena, che la usa per togliere in mano al un Rare Hunter un pezzo d'Exodia. Poi abbiamo era la testa, se non sbaglio. Poi abbiamo Corda dell'Anima, Tragedia, e per concludere abbiamo Chimera, la mistica bestia volante. Bellissima. Che anche quella pagai 4 euro tipo. Andiamo avanti con il terzo mazzo e vediamo cosa c'è. Che sinceramente non mi sono spoilerato niente. È una vita che è uscito e sinceramente non me lo ricordo più. Allora, abbiamo qua Mago del Caos Oscuro. Oh, bellissimo, bellissimo Ultra. Mago Nero del Caos. Fantastico. Mago Silente livello 8.
Mago Nero, vabbè, la terza versione. Sarcofago d'oro. No, è tanta roba. Il Gandora. Il Mago Silente livello 4. Spadaccino Silente livello 7, livello 5, livello 3. Che questo è uscito da Tin, questo c'è Ultra da videogioco e questo c'è Ultra che me lo avevano rubato e so anche chi, se lo becco gli spezzo le ginocchia. È capitato al mare, quel giorno spaccai pure una sedia di uno stabilimento, vabbè, una lunga storia. Poi abbiamo un'altra versione della ragazza maganera che questa esce sempre da un Tin, ma non ricordo quale. Poi abbiamo Combattente delle Lame, L'Ingannatore, Cavaliere del Jack, ovviamente della regina e del re, I Tre Congegni. Ovviamente, Abile Mago Nero, che sinceramente non me li ricordo, né lui né il bianco nella serie. Blockman, Marshmallow, Kuribo per la terza volta, tanto ha accompagnato Yugi per tutta la serie. Stessa cosa, mostro resuscitato, Spade Rivelatrici. E la carta di santità non è questo l'effetto originale, cioè dell'anime, perché quella che giocava pure Kaiba ti faceva pescare fino ad avere 5 carte in mano. Questa invece fa schifo, ma vabbè, dettagli. Poi abbiamo polimerizzazione, attacco mago nero, i maghi riuniti che utilizzatem nello scontro contro Yugi. Poi abbiamo ovviamente la dedizione per evocare il mago nero del caos, il rito della magia oscura, magia ingannevole, emblema dell'ammazzadraghi per selciare il combattente. Poi abbiamo vetri di marshmallow che sono sicuro si chiamasse occhiali di marshmallow, ma va bene. Poi forza riflessa. Circolo dei maghi, ascia frantumata che non ricordo l'abbia mai usata, roccaforte della fortezza movente, ripristino miracoloso che stessa cosa non ricordo che lui abbia mai giocato, e per concludere il paladino che potevano farlo ultra. Ma vabbè, dai, ci posso stare. E va bene, adesso concludiamo con il pack, diciamo con le promo. E allora, apriamolo. E vediamo quali ci sono. Ovviamente le abbiamo già viste, però tanto per vederle dal vivo. Abbiamo la tartaruga elettromagnetica, Secret, che è bellissima. Poi abbiamo il rinnovamento oscuro, carta che ho sempre voluto perché l'avevo vista nell'anime, ma all'epoca non era uscita. Poi quando uscì io in estasi più assoluta, però l'ho solo avuta 5 anni dopo. Guarda un po' che strano. O 6. Poi abbiamo Illusione Nera. Altra carta dell'anime che non era uscita quando la volevo. Poi abbiamo Slifer, il drago del cielo. Mamma mia, bellissime. Queste, anche se sono delle ristampe, andranno in collezione. Obelisk, il tormentatore, col back blu. Per concludere con le divinità, abbiamo Slifer, senza la scritta Yu-Gi-Oh! E tutta gialla. E per concludere abbiamo, vabbè, il token di Yugi, che a me non piace. E le tre carte del viaggio, che sono la carta in viaggio verso il regno, il regno dei duellanti e per concludere la mano del re, che ti permetteva di ottenere il montepremio. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero vi sia piaciuto questo ritorno al passato con dei prodotti che boh, a me hanno ricordato la mia infanzia e sono contento soprattutto di avervelo mostrato e di averlo per me. Vi ricordo come sempre che potete acquistare questi prodotti sul sito di Magic Corner, che trovate ovviamente qua sotto in descrizione. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti!